la Lega potrebbe tornare ad essere, diciamo, l'interlocutore, se non l'alleato più importante del centrodestra? Beh, mettiamola in maniera diversa, che senza Lega non si governa, e questo è già sufficiente, no? E direi che è un elemento fondamentale, un partito del popolo, un partito che non si è né schierato né con la destra né con la sinistra, ma che rappresenta il popolo. Innanzitutto io non faccio parte di quelli che dicono che è colpa dei magistrati. Penso che i magistrati siano lì ad applicare le leggi. La verità è che le leggi fanno acqua da tutte le parti. Quindi il Parlamento si dia una sveglia, una mossa, ditela come volete, faccia leggi incisive dove la pena sia certa, dove quando metti uno in galera butti via la chiave, dove non esiste più la microcriminalità ma esistono i criminali, e dove si finisce con questa tutta ondata di perbenismo che c'è a livello nazionale e cominciamo a dire che la riabilitazione la si fa in carcere, se le carceri sono sovraffollate se ne fanno di nuove. Tantissimo, visto il grande risultato, è un quasi 20% in Emilia-Romagna, è una Lega che cresce, è una Lega, ricordiamolo poi, no? A tutti gli addetti ai lavori che un anno fa veniva data per dispersa, NP non pervenuta. Oggi vedo che le preoccupazioni sono altre. Ex consiglieri regionali domani si trovano per discutere di vitalizio, perché hanno paura che gli venga tolto il vitalizio, e dicono è un nostro diritto costituzionale, mettono in campo delle iniziative per difendere questo loro diritto. Hanno ragione a mettere in campo le iniziative, vuol dire che c'è un movimento che vuole tagliare i vitalizi, nel senso che io penso che in questo momento i cittadini non siano per niente interessati al tema di difendere i vitalizi, e penso che questo Paese dovrebbe anche affrontare con una legge nazionale tutta questa partita, perché a livello nazionale si gonfiano spesso i muscoli ma poi non si ha il coraggio di fare le vere riforme, questa è una di quelle. Beh sì, è una preoccupazione sostanziale e concreta, visto e considerato che le sanzioni portano inevitabilmente la Federazione Russa magari a guardare anche altri mercati, sia dal punto di vista turistico che produttivo o di approvvigionamento di merci e di derrate in generale. E quindi la preoccupazione è quella di mantenere l'obiettivo, che è l'obiettivo Veneto, rapporti Veneto Federazione Russia, che oggi rappresentano il primo partner commerciale dell'Italia e rappresentano circa il 20% degli scambi che abbiamo a livello nazionale. Domani c'è il Consiglio federale della Lega, un appuntamento importante dopo visto il risultato dell'Emilia Romagna. È importante.